Bentrovati con l'informazione sportiva di Molise TV. In apertura parliamo di calcio di Lega Pro. Nel girone B di seconda divisione si è giocata la 25esima giornata. Vediamo con l'ausilio della grafica tutti i risultati. L'Aquila Campobasso 0-1, Poggibonsi Pontedera 2-3, Salernitana Interreggio 1-1, Teramo Aprilia 0-1, Vigor Lamezia Foligno 0-1, Arzanese Borgo Abugiano 1-1, Aversa Melfi 0-1, Fondi Martina Franca 1-2 e Gavorrano Chieti 0-1. Diamo uno sguardo anche alla classifica guidata dalla Salernitana a quota 55 punti, 49 Pontedera, 44 L'Aquila, 41 Poggibonsi, Aprilia e Chieti 39 punti, Teramo e Martina Franca 36, Arzanese 32, Borgo Abugiano, Interreggio 31, 30 per la Vigor Lamezia, 29 Gavorrano, Melfi e Foligno, 28 Campobasso, Aversa 15, chiude il Fondi a quota 13 punti. E una rete di bomber Rosario Maiella è stata sufficiente al Campobasso per espugnare il Fattori dell'Aquila e ottenere il terzo successo consecutivo, successo meritato per i lupi che hanno tenuto a bada i più quotati avversari abruzzesi che lottano per la promozione diretta in prima divisione. Vediamo il servizio. Mission Impossible del Campobasso alla ricerca di punti preziosi al Fattori dell'Aquila, ma è proprio l'Aquila, terza forza del campionato, a giocarsi la promozione diretta con il Pontedera. Squadra in campo, l'Aquila con gli stessi colori sociali rosso-blu degli ospiti. La tenuta del Campobasso è invece completamente bianca. A dirigere il match della 25esima giornata al Fattori è Albertini di Ascoli Piceno. Gli assistenti sono Manco e Maiorano. Primi minuti di gioco, le due squadre in campo si studiano, tanti calci piazzati da una parte e dall'altra, il primo angolo è della formazione di casa. Carcione dalla bandierina dialoga con Ciotola, il tiro cross della punta si spegne però alto sopra la traversa. Primo quarto d'ora controllato, il Campobasso si affaccia per la prima volta nella metà campo dei padroni di casa su calcio di punizione. Capitan Minadeo mette dentro un pallone tagliato in aria, l'Aquila è ferma in difesa ma Leo ci blocca a terra. Ventesimo risponde l'Aquila sempre su calcio piazzato di Carcione, Rino Giuliano esce bene dei pali, anticipa tutti con i pugni non filando. Della presa. La prima palla gol del match non tarda ad arrivare al 23esimo, il Campobasso va vicino al gol, Maiella nel primo pallone toccato collabora sull'out di destra con Silvestri, cerca se stesso in aria, la difesa dell'Aquila resta ferma, il bomber rosso-blu c'entra clamorosamente la traversa. È un buon momento questo del Campobasso, Pascucci ci prova, così da fuori la botta del numero 7 si spegne però sul fondo. Alla mezz'ora si sveglia finalmente l'Aquila, Ciotola trova Ripa in aria, la testa del numero 9 anticipa tutti e non c'entra però lo specchio della porta. A 5 minuti dal termine del primo tempo arriva la prima ammonizione di giornata. Esposito commette un fallo davvero inutile su Rapisarda in mezzo al campo e si becca il primo giallo di giornata. L'esterno del Campobasso dovrà stare attento e non rischiare per tutto il resto della gara. L'ultima conclusione del primo tempo è sempre del Campobasso, lo stesso Esposito a metri davanti a sé ma non crea pericoli alla difesa abruzzese. Squadre negli spogliatoi a rete inviolate, ma forse ci si aspetta che i padroni di casa facciano la partita e in effetti ci provano in avvio di secondo tempo. Secondo minuto Ripa per l'Aquila tenta di coordinarsi in rovesciata, Giuliano però non si lascia sorprendere. I padroni di casa vogliono i 3 punti dal limite dell'area in prota, prova a sorprendere il pubblico del Fattori dagli spalti, la conclusione sorvola però la parte alta della traversa. Pronti subito i primi cambi, una sostituzione per parte. Vullo si copre, toglie dal campo Bussi e inserisce il terzino destro Petrassi con Silvestri che scala sull'out di sinistra. Nell'Aquila fuori un attaccante per un attaccante, esce Ciotola e lascia spazio all'esperto Triarico. Al sesto della ripresa arriva come un fulmine a ciel sereno l'azione che non ti aspetti. Palla lunga verso bomber Maiella, ottimo il controllo, punta il diretto avversario, rientra sul sinistro e batte Leuci. 1-0 Campobasso e nella seconda azione personale della sua gara l'aeroplanino non perdona. Ottavo centro in sega. Dal suo arrivo a gennaio il Re Rosario si prende lo scettro di miglior marcatore rosso-blu. L'Aquila non reagisce, mister Rianni se ne accorge e tenta la carta del tutto per tutto, fuori l'esterno in prota quasi sempre in ombra, dentro al suo posto bomber Infantino che stacca il ticket della sua 22esima presenza in campionato a quota 10 gol finora. Ed è proprio Infantino a dare la scossa all'attacco dell'Aquila, punta la porta, cade in aria ma il direttore di gara Albertini non si lascia ingannare e fa segno di rialzarsi. Nel replay però i dubbi restano, così come resta la decisione del fischietto in campo. Un minuto più tardi Maiella colpito al volto resta a terra, l'arbitro non prende provvedimenti. Sembra grave l'infortunio, ma lo stesso numero 11 del Campobasso a rialzarsi senza problemi. 64esimo, altro squillo dell'Aquila, D'Amico dalla sinistra mette in affanno il Campobasso. Infantino gira così e mette brividi alla porta dei lupi, ma la formazione di casa sembra non voler creare seri pericoli alla retroguardia molisana. A 67esimo la conclusione di Corcione è il vero e proprio specchio della partita dell'Aquila. 72 sul cronometro, Giuliano in versione Benji Price nel famoso cartone
cartone animato giapponese, salva la difesa rosso-blu e blocca il pallone in aria. Ultimo cambio per l'Aquila, se ne va negli spogliatoi uno stanchissimo Ripa, che ha speso tantissimo dentro il classe 78 Colussi, ma non accadrà più niente. Sono 4 minuti di recupero nell'extra time, la difesa dell'Aquila si addormenta ancora una volta, di vicino però a tu per tu con Leuci non ne approfitta. Finisce così, il campo basso a sorpresa accoglie 3 punti fondamentali, terza vittoria consecutiva, e l'attesa adesso è tutta al match a Caldio Palma di domenica prossima, perché al Selva Piana arriva la capolista salernitana. Ancora calcio di Lega Pro, l'Interreggio sfiora il colpaccio alla Recchi di Salerno, la capolista che domenica giungerà a Campobasso agguanta il pareggio in piena zona Cesarini, vediamo. È finita 1-1 tra Salernitana ed Interreggio, una partita decisa soprattutto nel corso del secondo tempo con le due reti, in vantaggio prima i calabresi, poi il pareggio di Ginestra che è tornato al gol dopo quasi 2 mesi. Nel primo tempo la Salernitana aveva beneficiato anche di un calcio di rigore al 35esimo che però Montervino ha fallito. C'erano poco più di 4.000 spettatori, Lotito che era in tribuna è apparso, poi lo sentiremo piuttosto seccato anche da questa scarsa affluenza. Salernitana con Mancini in panchina, con Iannarilli a casa e Dazzi tra i pali, tutti per Iannarilli sugli spalti, e poi alla fine anche i compagni che hanno naturalmente salutato alla loro maniera il compagno di squadra. Pronti via l'Interreggio senza Franceschini, ha colpito una traversa con Vicari, complice una deviazione, ma dopo 3 minuti la traversa l'ha colpita la Salernitana con Ginestra sul calcio di punizione deviato sulla traversa dal portiere Mengoni, tra i migliori il portiere della formazione calabrese. La Salernitana schierata in modo speculare rispetto ai calabresi con un 3-5-2, ha cercato proprio con Ginestra nella parte iniziale della partita di costruire delle azioni importanti. Ginestra si è reso pericoloso con una conclusione al volo su assist di Guazzo al quarto d'ora, ma anche l'Interreggio ha tenuto testa alla capolista con una condotta di gara aggressiva, attenta. Va detto che però la Salernitana ha beneficiato di una occasione ghiotta, perché al 33esimo per un fallo di Ungaro l'arbitro a caso di Verona ha concesso il rigore. Sul dischetto si è portato Montervino, non Ginestra che l'aveva battuto e non trasformato domenica scorsa a Lucca, ma Montervino ha cambiato secondo noi all'ultimo momento la scelta dell'angolo dove appunto indirizzare il pallone, alla fine ha sbagliato il penalty. Dunque 0-0 con la Salernitana e l'Interreggio così all'intervallo, al riposo. Nella ripresa una squadra, quella granata più pimpante, Munar schierato a centrocampo mai in partita, ha provato a fare qualcosa in questi primi minuti. Ginestra ci ha provato ancora al 7esimo su punizione ancora neutralizzata, deviata in angolo da Mengoni, e poi un'occasione ghiottissima con Luciani che si è ritrovato praticamente da solo in area ma non è riuscito di testa a trovare lo specchio della porta, incrociando bene ma aprendo troppo, diciamo, il colpo di testa, nel senso che l'ha messa fuori. E a sorpresa sugli sviluppi di un calcio d'angolo per la Salernitana, in un'improvvisa di partenza degli avversari, degli ospiti che si sono ritrovati in 3 contro 2 e l'apertura di Carbonaro su Kras che ha superato Dazzi. 1-0 all'11esimo. C'è stata un'altra partita a quel punto, perché ovviamente Perrone ha provato a cambiare la squadra, ha inserito Mancini, è passato al 4-3-1-2 inserendo anche Gustavo dietro le punte con Mancini a centrocampo. Mancini che aveva avuto una leggera sindrome influenzale. Il pareggio al 35esimo, il cross di Montervino dalla destra e il colpo di testa sul secondo palo di Ginestra tornato al gol. Dunque 1-1, poi i Granata hanno cercato di vincerla anche questa partita spinti dal pubblico, ma qualche anche decisione arbitrale poco condivisibile che ha fermato per esempio Ginestra proprio su un fuorigioco che a nostro avviso non c'era. Comunque 1-1 alla fine per i Granata, il 23esimo risultato utile consecutivo, il 22esimo della gestione Perrone. Dunque Perrone come son sogni 20 anni fa, e questa è una piccola soddisfazione, ma ce n'è un'altra più importante: i Granata hanno allungato sulla terza in classifica, e cioè sull'Aquila, guadagnando un punto ora a più 11 sugli abruzzesi, e domenica la squadra di Perrone sarà di scena a Campobasso. Ha detto che bisogna vincere, bisogna pareggiare, o sbaglio? Maggiore concentrazione. Certo, sono Duarte e sbagliamo i rigori, non è una cosa... E che poi il cammino è lungo, ancora mancano 9 partite e che bisogna rimanere concentrati, perché non si dà niente per scontato, qua date tutti per scontato, non è scontato nulla, visto oggi abbiamo rischiato di perdere, una partita assurda, perché poi avremmo dovuto stravincere, no? Purtroppo. Per cosa si è arrabbiato in particolare, Presidente, per il rigore sbagliato?
sbagliato per come ma è l'approccio al primo tempo che abbiamo dato al primo tempo. Oh. Però la reazione c'è stata, Presidente, la reazione c'è stata. Ho capito, ma io non so, si arrabbiano i cani, che se io non sono un cane e mi arrabbio, io posso essere inquieto. Presidente, questo è allora è più inquietato per quella di ieri o quella di oggi? Ma che sono due cose diverse, non io non sono inquieto. Noi, io sono inquieto perché ho visto che tanto la gente ne è venuta allo stadio, questa è la prima cosa. Stavo a fare come i gamberi, infatti siamo in una città marittima, i gamberi sono di mare, insomma fanno tornano indietro, che si è. Quindi. Delle proposte che ne hanno fatto i tifosi davanti alla tribuna. Quale proposta? Questa di ridurre la forbice. La forbice la uso per tagliare la carta io. No. Ancora calcio di Lega Pro, il Martina Franca espugna il campo del Fanalino di Codafondi, vantaggio laziale con Paganini all'11esimo del primo tempo, pareggio pugliese con Mangia Casale al 72esimo, mentre il gol partita del Martina arriva al 91esimo con questo gol di Petrilli. E 1-1 tra l'Arzanese e il Borgo Abugiano, vantaggio campano con Visone dopo 4 minuti di gioco, pareggio siglato da Dimash al 41esimo minuto sempre del primo tempo. Infine il Foligno ha espugnato il campo della Lamezia grazie a questa torete di cerchia al 5° del primo tempo. E possiamo tornare con le immagini in studio e continuare a parlare di calcio, campionato di Serie D. Nel girone F si è giocata la 25esima giornata, vediamo con la grafica i risultati. Ancona Città di Marino 2-0, Astrea Isernia 1-1. Sospesa Celano Termoli per un infortunio all'arbitro al 42esimo del primo tempo, Civitanovese Vispesaro 0-4, Jesina San Benedettese 1-2, Maceratese Fidene 4-1, Olimpia Agnonese Recanatese 3-0, Angolana San Nicolò 0-0 e San Cesario Amiternina 2-0. Vediamo anche la classifica guidata dai romani del San Cesario a quota 54, 51 San Benedettese, 48 Maceratese, 44 Ancona, 42 Termoli con una gara in meno. A quota 40 troviamo Pesaro e Olimpia Agnonese, 37 Astrea, 34 Jesina, 32 Angolana e Fidene, 29 punti per Lisernia, 28 Civitanovese, 26 Amiternina, 24 Celano, Recanatese 18, chiudono la classifica il San Nicolò a 16 punti e il Città di Marino a quota 15. E una torete di Rachini e gol di Sivilla e dell'Under Mancini consentono all'Olimpia Agnonese di battere la Recanatese per 3-0. Vediamo il servizio. L'Olimpia Agnonese supera la Recanatese con un netto 3-0, archivia la pratica salvezza e ora può provare a guardare senza troppi assilli ai playoff. Una stagione sinora molto positiva per i granata allenati da Corrado Urbano, che hanno ottenuto contro i leopardiani la 10ª vittoria stagionale. Arbitra Diomaiuta della sezione di Albano Laziale, clima quasi primaverile in Alto Molise con una giornata di sole che accompagna la truppa granata. Primo squillo di tromba già dopo un giro di lancette, Keita vince un rimpallo, ci provano prima Ricamato, poi Sivilla, ma l'estremo difensore Panniccià si supera in entrambe le circostanze. La Recanatese risponde al 10º, Jacoponi supera di Berardino, serve Cavaliere, la cui conclusione sorvola la traversa. Corner corto dell'Agnonese sull'altro fronte al 12esimo, Partipiglio mette il pallone al centro dell'area di rigore, Pifano raccoglie la corta respinta, prova la conclusione e Panniccià si supera ancora una volta. L'estremo difensore leopardiano si oppone anche a Sivilla al minuto 13esimo, al termine di un'azione personale. Un minuto più tardi l'Agnonese vince un rimpallo al limite dell'area di rigore, palla a Keita che imbecca Sivilla, che trova ancora di fronte a sé un super Panniccià. Il gol dell'Agnonese nell'area arriva puntuale al 14esimo, ancora uno schema da corner, Partipiglio mette in mezzo. La sfera torna al numero 4 locale, il cui secondo traversone trova la testa di Sivilla, che mette il pallone sul palo lungo. La deviazione di Rachini è decisiva per il gol dell'1-0 in favore dell'Agnonese. I granata si rivedono con Sivilla, che ci prova dall'interno dell'area di rigore, respinge Panniccià. Con le immagini passiamo alla ripresa, che si apre con la Recanatese in avanti. Dopo 3 minuti Jacoponi spedisce a lato. Minuto 62, Sivilla centralmente serve Keita, che alza troppo la mira tu per tu con Panniccià. Al 68esimo ancora i locali con Leonetti, che serve Keita, il quale fa sponda per Ricamato, che a giro manda sul fondo. Il raddoppio dell'Olimpia Agnonese giunge al 76esimo, Sivilla scende sulla destra e mette a segno il 2-0 con un tocco morbido che non lascia scampo al portiere giallorosso. Esplode la festa al Civitelli, ormai la gara è in pugno, il gol del 3-0 servirà solo agli amanti delle statistiche. La Recanatese comunque cerca una timida reazione sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 77esimo e Cavaliere a spedire di poco alto sulla traversa. I granata ci provano con Keita al termine di un'azione orchestrata. Il bomber maliano però strozza troppo il tiro.
Minuto 81, arriva anche il tris dell'Agnonese. Fa tutto l'ex Venafro, Mancini, che supera la difesa e deposita in fondo al sacco la rete del 3-0, risultato con il quale si chiude l'incontro. Allo scadere Jacoponi mette in risalto i riflessi e l'elasticità dell'estremo difensore Biasella, spettatore non pagante dell'incontro. L'Agnonese supera 3-0 la Recanatese e ora un pensiero ai playoff è legittimo. Domenica i Granata giocheranno a Teramo contro il San Nicolò, penultimo della classe. Ancora calcio di Serie D, Celano Termoli è stata sospesa al 42esimo del primo tempo per un infortunio occorso all'arbitro Giovanni Varola della sezione di Olbia. Prima della sospensione le due squadre stavano impattando per 1-1, vediamo anche le immagini, con i gol dell'abruzzese Valdés al 7° e del giallorosso Falco al minuto 22. Le due squadre si ritroveranno mercoledì 13 per disputare la gara di recupero. Non essendo terminato il primo tempo, i tifosi potranno assistere all'incontro con il biglietto acquistato per la gara di ieri. E possiamo tornare con le immagini in studio. L'Isernia Football Club ha impattato per 1-1 a Roma contro la Strea. Dopo il vantaggio biancoceleste con Guglielmi al 57esimo minuto, in piena zona cesarini all'87esimo, è stato Mollo a fissare il punteggio sull'1-1 finale. Per la seconda partita consecutiva l'Isernia è stata rimontata nel finale di gara. E continuiamo a parlare di calcio. Il campionato di eccellenza ha riposato. Il massimo torneo regionale riprenderà domenica prossima con la lotta al vertice tra Boiano e Fornelli. Al momento appaiate in vetta a quota 54 punti. I matesini riceveranno il Sessano, mentre il Fornelli giocherà in casa del Fanalino di Coda Cerrese. In promozione si è giocato invece un recupero. La Life si è imposto per 2-0 sul Castelmauro. Per effetto della gara di recupero vediamo anche la classifica. La Life è salita a quota 37 punti in quarta posizione, mentre il Castelmauro è rimasto fermo a quota 31. E possiamo lasciare il calcio per parlare di pallacanestro. Divisione Nazionale C, la Farmacia Sardella Venafro nella 20esima giornata si è imposta per 82-80 contro il Monopoli, ottenendo il 9° successo stagionale. Domenica prossima ancora un turno casalingo contro il Magic Team Benevento. Per quanto riguarda invece la pallacanestro Serie C regionale, si è giocata la 24esima giornata. L'Arino Termoli ha battuto il Sulmona per 76-69. L'NBC Campobasso ha espugnato il campo di Ortona per 88-83. È successo anche per il Globo Isernia contro il Pescara per 82-71. Sconfitta solo per il Maccabi Ripalimosani per 88-57 in casa dell'Atria. Riposo invece per il Campo Basket Campobasso. Bene, questa era anche la nostra ultima notizia. Io vi ringrazio per la cordiale attenzione e vi auguro un buon proseguimento con le trasmissioni di Molise TV. L'appuntamento con l'informazione sportiva è per le prossime edizioni.